Allora, tralasciando un po' la partita, come è finita, come abbiamo giocato, che abbiamo demeritato, quindi la sconfitta è stata più che giusta, 37 vittorie all'attivo che sono terminate ieri con questa sconfitta. Sconfitta meritata. Abbiamo giocato male, partendo da tutti, partendo da Bonucci, arrivando a Insigne, arrivando a Chiesa, arrivando a Barella, arrivando a Bastoni, arrivando a tutti. A parte quei due o tre giocatori che possono essere Chiellini, si salva poi da Chiellini, io salverei anche Donnarumma e salverei anche Chiesa che ha fatto una grande partita. Il migliore in campo è stato Chiesa, grande giocatore, grande, lo dico da interista, grande giocatore. Però vorrei dire, quest'Italia non mi ha mai convinto, anche dopo l'Europeo non mi ha mai convinto come gioco, abbiamo sempre giochicchiato, siamo riusciti a vincere anche un po' a fortuna, ovviamente è una squadra che ci mette l'impegno, ci mette il cuore, ci mette il sacrificio, però è una squadra che ancora deve crescere, nonostante, ripeto, questa vittoria di Europeo, che per il mio non è stato meritato, a parte contro l'Inghilterra che abbiamo fatto una grande partita, ma il resto è stato un po' a fortuna, contro le big abbiamo sofferto e anche ieri abbiamo dimostrato che contro una big come la Spagna qualitativamente a livello di gioco stiamo sotto. Ma tralasciando un po' la partita, io vorrei dire una cosa: ma come si fa a fischiare un giocatore della nazionale solamente perché dal Milan è passato a Paris Saint-Germain? Cioè, come si fa a fischiare Donnarumma per tutta la partita? Cioè, è allucinante. Cioè, vogliamo sta a parlare di... Scusate, sto braffeddato. Vogliamo stare a parlare di questo avvenimento increscioso, scandaloso. Ma non vi vergognate un pochettino a fischiare un giocatore? Cioè, della nazionale. Cioè, voi state fischiando un giocatore della nazionale perché dal Milan è passato a Paris Saint-Germain. Ma un po' di vergogna, la provate? Cioè, poi voi siete gli stessi che fischiate, sto giocatore, Donnarumma, no? Lo fischiate, che vi ci incazzate, che fate chissà che cosa, no? Poi magari aumenta la bolletta, aumenta il gas, aumenta la luce, aumenta la benzina e vi state zitti, zitti, come le pecorelle, vi state zitti. Poi non protestate per queste cose, protestate per le cazzate. Oh, ma sta a giocare l'Italia, mica sta a giocare il Milan. Quello è un giocatore della nazionale italiana, ma lo dovete rispettare. Ma siete italiani o no? Vabbè, questo è il mio discorso. Cioè, io sono rimasto sbalordito da... sono rimasto sbalordito da ciò. Dico, ma questi, cioè, ma sta gente che fa queste cose, è normale o ci fa? Oh, a prescindere dalle cazzate che state fatte da Bonucci, da quegli errori, da Bastoni, da Insigne che... Se mangia un gol che facevo pure io. E quelle sono cose che fanno incazzare, sinceramente, sono cose che fanno veramente incazzare perché hanno condizionato la partita. Ma anche sti fischi, ma volete capire che fischi a un ragazzo di 20 anni sono incresciosi per una sua decisione, giusta o sbagliata, sicuramente sbagliata che abbia preso, ma la volete togliere dal fattore Italia nazionale? E lì sta giocando la nazionale con i nostri colori. Io dico sempre, cioè, a prescindere da tutto, comunque anche questa nazionale che mette in campo Jorginho, Palmieri, Kind, sti giocatori, non lo so, a me non mi rappresentano. Perché purtroppo, cioè, io sono nostalgico delle vecchie nazionali. Dove si giocava col cuore, dove si giocava con la fatica, si giocava veramente per la bandiera e questi giocatori pare che la bandiera gliene frega niente. Ma a prescindere da ciò, i fischi a Donnarumma sono ingresciosi. Vi dovreste vergognare per quello che avete fatto ieri, vi dovreste solamente vergognare per ciò che avete fatto ieri. Perché fischiare un giocatore per una sua decisione extra in un club, quando si gioca la nazionale, una partita delicata, e se pur sembra una semifinale di National League, non sarà chissà che cosa, ma pur sembra una semifinale, dovete portare al di fuori. Cioè, anche si sono giustamente, anche i giocatori stessi, un attimino si sono.
Come per dire, ma questi che cazzo stanno a fare? Stanno a fischiare il nostro portiere, ma che cazzo stanno facendo? Ma sono normali o ci fanno? Ma che cazzo stanno facendo? Ma si vergognano un po' sti tifoselli da quattro soldi, mo gioca a San Siro tutti che si lamentano, è andato via, tutto traditore. Ma iniziate un po' che tiro a fare questo, a lamentarvi per la politica. Per quello che ci stanno facendo nella politica, lì non vi lamentate, lì zitti e muti. La bocca nel culo ve la mettete lì, scusate il termine, la bocca nel culo ve la mettete, nel culo. Lì però state zitti però, pecorelle da quattro soldi. Andate a fischiare un giocatore di 20 anni che ha fatto la sua scelta quando rappresenta la nazionale. Bella roba, belli italiani che siete. Bravi. Belli italiani, questi sono gli italiani, questa è l'Italia, mi raccomando. Comunque, la nazionale non gioca bene, la nazionale non mi è piaciuta, la nazionale non mi è mai piaciuta come gioco, abbiamo vinto quell'europeo sicuramente per impegno, dedizione e per sacrificio, ma non di certo per qualità di gioco. Adesso rimbocchiamoci le maniche, vedremo un po' come andranno i mondiali, però ragazzi. Ieri siete stati vergognosi, e non dico la nazionale che sicuramente avrà giocato male, ma voi tifosi, veramente, una vergogna a cielo aperto. Complimenti. Ciao a tutti.